tutti benvenuti al videocommento, cioè videocommento del capitolissimo 956. Allora, io non so cosa voi vi aspettiate da me adesso, perché io non sono Oda, non ho il numero di telefono di Oda e io non posso assolutissimamente garantirvi nulla di speciale. Ci sono tante teorie, ci sono tante possibilità, probabilmente ci sono troppe possibilità. Guardate, vi confesso ragazzi, chi mi conosce sa benissimo che i capitoli alla strada sono quelli di altri tipi di riflessioni. Questi capitoli così vaghi sono bellissimi, stupendi, sono bombe, sono cose che in un mare lento e pacifico come quello di One Piece, dove tutto è lento, dove un manga, altri manga come Naruto dopo 700 capitoli si sono tolti dalle palle, questo 956 stiamo ancora a dire ma il protagonista mica può affrontare un impero. Siamo ancora lì dopo 956 capitoli perché tutto lento, One Piece all'improvviso cazzo è successo, in 15-16 maledettissime pagine è cambiato il mondo, ma in effetti anche questo è da un lato il genio di Oda, dall'altro lato è la realtà. Perché tutto è piatto nel nostro mondo finché poi all'improvviso accade qualcosa di sconvolgente. Le grandi cose accadono in breve tempo e solitamente durano anche poco. In fondo le guerre mondiali non sono durate 100 anni, sono durate pochi anni, 5, 6, 7 anni, quanto sono durate nel totale? Eppure hanno cambiato il mondo, questa è un po' la realtà dei fatti. Io più che altro quello che volevo fare era proporvi un'analisi un attimino più fredda. Mi spiego subito, però ragazzi io vi pregherei di essere un attimino più... un po' di pazienza, perché il discorso è questo. Ieri nella live un ragazzo ha detto una cosa bellissima, aveva detto: ma com'è, nessuno finora ha sentito parlare della Sword, adesso tutti che si riempiono la bocca di questa Sword. È un modo per dire: ma non è che ci lasciamo troppo trasportare da Oda, come le pecore, Oda ci porta da una parte, dall'altra, e noi tutti a fare dietro Oda. Dobbiamo anche un attimino essere più duri, ed è quello che io vorrei fare, proporvi un'analisi un attimino più a freddo. Mi spiego subito, però avere un po' di pazienza. Partiamo da questo. Il tizio dietro di me si chiama Hegel. È un filosofo che io non è che ami proprio in maniera che me lo tatuo sul petto, però comunque è stato una grande mente brillante e soprattutto chi studia filosofia lo odia perché l'interrogazione di Hegel è terrificante. Però quello che diceva Hegel è molto particolare, no? Nella logica classica si fa un ragionamento più lineare, lui aveva un punto di pensiero a spirale, cioè che noi si parte da un punto, poi si fanno delle riflessioni fino ad arrivare a un altro punto, ma in realtà è un altro punto di partenza per continuare così a girare ad andare sempre oltre. È una bellissima idea quella di Hegel, ma soprattutto quello che fondamentale, che si può applicare sempre in tutti i campi della vostra vita, è il pensiero più o meno che funzionerebbe in questa maniera qui. Si legge il capitolo, wow, notizia, boom, no? Poi dopo si inizia a negare tutto, c'è una fase di negazione, no, ma è impossibile, Sabo morto, ma che cazzo, no, ma poi secondo me, no, ma non è possibile, no, ma poi no, una marea di no, sempre e comunque. Avevo letto una volta un articolo bellissimo che collegava quest'idea alle fasi dell'elaborazione del lutto, perché una delle prime fasi è la negazione, no? Si va a negare, quella è proprio la fase razionale negativa, così. Dopodiché si arriva a mettere insieme la prima e la seconda cosa. È vero, ma potrebbe essere vero, è falso, potrebbe essere falso, ma si arriva poi a un punto terminale positivo. Beh sì, potrebbe essere giusta la prima impressione, anche la seconda che nega la prima, mettiamo insieme le cose. In realtà sarebbe tesi, antitesi e sintesi, per chi conosce benissimo Hegel, però non voglio rompervi le balle con la filosofia. Però il punto è questo. Ho fatto la live, le prime impressioni sono state sconvolgenti. Wow ragazzi, che caso di... Poi ho avuto quella fase dopo, quando conversavo con voi anche il pomeriggio di ieri, molto negativa. Ma secondo me tutto è balle. No, non è possibile. No, Morgans dice balle, quell'altro dice balle, Sabo tutto una balla, quella è una balla, tutto balla. Sto iniziando a mettere un po' insieme le due cose. Vorrei che anche voi faceste un po' lo stesso, perché un ragionamento a freddo in fondo è questo, ok? Nell'introduzione a sto giro non parlo, soprattutto la mia avventura è abbastanza ferma, quindi preferivo iniziare in questa maniera, perché forse è la prima volta da quando il canale di trovarmi veramente un capitolo pieno. Ne abbiamo avuti di grandi capitoli, la presentazione di Weeble, cioè, però veramente a sto giro tanta tanta roba, e allora dobbiamo essere un attimino più freddi.
E concludo l'introduzione, però lasciatemi dire una cosa: io ho grande, grandissima stima per quest'uomo, sia quando fa i capitoli esplosivi, sia quando fa i capitoli un attimino più umili. Ma io ho veramente grande stima di quest'uomo perché tutto ciò che lui ha creato in questo manga e anche il modo in cui lui riesce poi ad interagire con noi con capitoli più piatti, che comunque io vi ripeto spesso di apprezzare, perché quei capitoli piatti sono l'attesa di una molla che si carica per apprezzare meglio questi, perché se noi vivessimo ogni settimana di capitoli bomba così sarebbero la normalità e perderemmo il fascino. E quindi io ho grande stima di quest'uomo, e proprio su questo ragionamento che volevo iniziare col primo punto del capitolo. Siamo all'interno delle Nazioni Unite, Parlamento Europeo, mettiamoci all'interno di una situazione del genere. Già avete capito dove voglio andare a parare, le prime due pagine per me sono state spettacolari, dette proprio dall'uomo con la D dentro la marina. E io nel video dell'ultimo mano, dove parlavo della volontà della D, dicevo certo che Garp è un po' un controsenso, uno con la D che sta nel governo, no? Controsenso proprio da parte di Oda. E tuttavia il discorso è molto bello, ragazzi, io ho bisogno veramente di leggervi le parole di Garp, sono stupende. È impossibile che più di 50 paesi si riuniscono andando d'accordo, ognuno ha i propri problemi, si tengono d'occhio a vicenda. I più forti inviano uomini per prendersi le risorse dei più deboli. Le differenze di patrimonio e religioni precludono l'egualitarismo. Anche stringendosi la mano si pestono i piedi l'un l'altro sorridendo. Quanti re davvero prendono le difese del proprio popolo? Firmato Monkey D. Garp, firmato Oda. Ragazzi, è geniale. Ma questo, vedete, è troppo facile secondo me dire: sì, in effetti è una bella critica, in fondo il nostro mondo, sì, è vero, vabbè, facciamoci un sorrisino su. In effetti la cosa funziona così. No! La verità è un'altra, è che è una presa di coscienza, non è una critica, è una presa di coscienza del fatto che realmente il nostro mondo non funziona. Ma noi lo sappiamo, la democrazia, lo diceva già a suo tempo un tizio di nome Churchill, non è in realtà la perfezione, è il sistema meno peggio. Ma noi lo sappiamo, perché vedete, le soluzioni sono queste: o abbiamo un sistema molto governabile, uno che comanda e decide e stiamo a posto. Uno che comanda sicuramente al massimo può litigare contro se stesso allo specchio e siamo a posto. Cazzo di allergia, c'ho il naso che troppo mi esplode e quindi non fateci caso se ogni tanto mi fermo. Però il punto è che questo problema, cioè questo tipo di governo ha un grande rischio che se io non interpello gli altri, prima o poi tutto crolla. Ho preso questa decisione. Perché l'hai presa? Non mi hai chiamato? No, non t'ho chiamato. Adesso vaffanculo. E quindi c'è sempre questo rischio. E allora la soluzione è alle nostre spalle. Facciamo la democrazia. Tutti espongono i loro problemi e quindi ci sediamo a un tavolino e ci mettiamo d'accordo. Fantastico! Se non fosse per il fatto che funziona solo sulla carta, quando poi ci sediamo a un tavolino e tu vuoi una cosa e io ne voglio un'altra, tu vuoi pittare una parete di bianco e la voglio pittare di nero, che cazzo si fa? La si fa di grigio, ma col grigio si scontenta tutti e due, perché io volevo nera, non grigio, tu volevi bianco, non grigio. Quindi quello è il problema, che la democrazia non funziona. Per due motivi principalmente, Oda ha notato anche questo. Infatti, la seconda grande critica al nostro governo, o comunque presa di coscienza, è il discorso del trono vuoto. Presenta un mondo meraviglioso, democratico, col trono vuoto, dopo due capitoli fa sedere Im sul trono. Il discorso è questo. Noi diciamo che le cose non funzionano per il fatto che i soldi non ci sono. Quindi è bello dire l'Africa la vogliamo tutti quanti più ricca, ma se l'Africa diventa più ricca noi diventiamo più poveri perché i soldi quelli sono. È facile dire sì, mettiamoci un tavolino, dopodiché gli agricoltori delle montagne del Trentino vogliono qualcosa, i pescatori della Sicilia ne vogliono un'altra, i soldi sono pochi, che si fa? Chi se li piglia i soldi? Invece dice Oda, col discorso del complotto di Im, eccetera, che in realtà i soldi ci sarebbero, ma sono governati a priori. Quindi tutta la gente che voi vedete in questi bei consiglioni, parlamenti giganteschi, europei, mondiali, eccetera, non può far nulla perché ha le mani legate, perché tutto in mano alle banche, tutto in mano a organizzazioni che stanno a priori che governano realmente il mondo. E i soldi che ci fanno arrivare, che poi non dovremmo contenderci sedendoci
ai vari tavoli sono soldi, sono quattro soldi di merda che non riescono a concludere nulla. Ma poi concludo col discorso di Carpo, bellissimo sul suo personaggio, perché dice: vabbè, ma comunque direi che finché non si sparge il sangue, possiamo dire di essere in un tempo di pace. E questo ci fa anche capire perché l'uomo con la D è dentro la marina. Ci fa capire che lui è lì semplicemente perché è un modo per stare dalla parte di chi comunque evita che muoia la gente. Ma questo preclude anche un'altra idea, che un domani, quando la marina non sarà più, il governo non sarà più in grado di mantenere la pace, Garp non avrà più nessun motivo di starci dentro. Garp andrà contro la marina. Questa è una cosa molto importante, questa frase qui. Però poi dice che la riunione di quest'anno è stata terribile e lì iniziamo a farci le panze di risate. Signore e signori, iniziamo. Allora, 10 minuti di introduzione, sti cazzi, allora quasi 11, ok, iniziamo. Vivi, che fine ha fatto Vivi? Però ragazzi, vi dico, da questo momento in poi sono per lo più teorie, anche col massimo degli approfondimenti, però siamo sempre un attimino in una situazione particolare. Allora, andiamo con calma. Tutto inizia con Im. Io l'avevo sempre detto in quell'ultimo amaro della D, Oda è stato un genio perché avrebbe potuto dare a Im la in mano la faccia di Luffy, la faccia di Barba Nera, la faccia di Shanks, a qualcuno più scontato, Vivi. Ma perché cazzo Vivi? E non si sa ancora in effetti. Tuttavia, Oda ha in mente qualcosa di geniale. Vivi, boh, vediamo un po' quali potrebbero essere i motivi che porterebbero a questa, proprio alla sua decisione. Perché ho messo Ruffy e Barbanera come fotografia dietro di me in questo ragionamento? Il viaggio parte da Vivi. Quale viaggio? Il viaggio che in realtà Oda, dopo 956 capitoli, secondo me si sta pure un po' iniziando a stancare di tenere le cose troppo ferme. Ragazzi, è giunto il momento che One Piece all'improvviso faccia una grande accelerata. Perché, ripeto, siamo ancora qui a dire se Ruffy è in grado di battere o no l'imperatore e tanti altri personaggi potentissimi, bellissimi, famosissimi ancora. In realtà non hanno fatto un cazzo. Gli unici nel mondo di One Piece che hanno fatto qualcosa in questi anni in cui la trama iniziale, diciamo da 2 anni fa ad oggi, sono Ruffy e Teach. Tutti gli altri non hanno fatto una benamata mazza. E vi spiego immediatamente perché. Ruffy ha sconfitto Crocodile, Enel, in realtà il governo non lo sa nemmeno perché era una situazione. Gecko Moria ha dichiarato guerra alla marina, collaborato con Bangkok, violato Impel Down, partecipato a Marineford, sconfitto Doflamingo, manomesso Whole Cake Island, è stato proclamato quinto imperatore da Morgans. Teach ha sconfitto Shanks all'epoca, sconfitto Ace, ha tradito Barba Bianca, ha tradito la Marina, ha ucciso Barba Bianca, ha sconfitto Marco la Felice, preso i territori di Barba Bianca, arruolato tra le sue fila Okichi, si è autoproclamato ammiraglio imperatore ed è uomo da temere di più. Ed è l'unico con due frutti. Ragazzi, cosa hanno fatto in questi ultimi anni, Kid? Beh, è stato un po' alle Sabaody. Ah, Ruffy, mi sono dimenticato, ha dato un pugno in faccia a un drago celeste. Scusate per questa cosa qui. Cosa, Kid, sì, stava puntando ad andare contro Shanks, si è trovato davanti. Cosa hanno fatto gli altri? Uroge, Giulio, anche le grandi supernove, hanno fatto altre piccole cose, ma ci rendiamo conto di quello che ha fatto Ruffy? Ci rendiamo conto che anche attualmente il mondo, tutto il casino che c'è della Flotta dei Sette, di cui dopo parleremo, quei due regni di cui si parla, Alabasta e Dressrosa, hanno avuto problemi con gli Shichibukai, ma chi li ha liberati dei Ruffy? Cazzo, Ruffy e Teach sono i due personaggi di One Piece che hanno fatto di più. Io nella live mi dicevo: ma chi è con la D che sta realmente cambiando il mondo? Cazzo, sono sti due che stanno cambiando il mondo. E Oda è stato geniale in questa immagine qui a Mock Town, quando poi li mette di fronte e li presenta in una maniera brillante. E allora si parlava di Vivi. L'obiettivo in realtà, un attimo, adesso cambio, l'obiettivo in realtà è che il passaggio che Im prende in mano la fotografia di Vivi per farlo uccidere è soltanto, e sicuramente la vuole far uccidere, perché lo dice proprio quale luce dobbiamo spegnere, più chiaro di quello se muore, è proprio il fatto che Oda ha deciso di scrollare un po', di muovere un po' le acque, far sì che finalmente anche personaggi come i rivoluzionari, come i flottari, come la marina stessa,
inizino finalmente a fare qualcosa. Vegapunk probabilmente lo vedremo un po' più in azione. Quindi, ragazzi cari, Vivi è soltanto quella pedina iniziale che poi piampa quella goccia che adesso farà traboccare tutto il vaso. Perché ha scelto proprio lei? Adesso vediamo con calma facendo dei ragionamenti e quindi possiamo andare finalmente al punto 2. Parliamo di Sabo e è ovvio che c'è una probabile, giustissima connessione anche con l'episodio di Vivi, perché tutto accade in realtà nel Reverie. Quindi parliamo di due piccioni con una fava sola. Dobbiamo un attimo andarci a rileggere le ultime volte che avevamo visto Sabo. Molto importante, erano insieme Sabo, Morri, Karasu e Lindbergh, stavano lì e stavano discutendo, no? E quelle, dice Morley, non possiamo lasciare Kuma a questo destino. È per lui che siamo venuti qui, dopo tutto. E già sta cosa non dovremmo dimenticarcela. Leghiamo anche Sabo a Vivi, perché magari Sabo si trova lì in quel momento in cui la stanno uccidendo, ma Sabo era andato lì per Kuma e adesso vi sparo una teoria subito. Poi dice, Lindbergh dice, volevano dimostrare che il potere di una persona non importa quanto forte, parlava di Kuma, è irrilevante, è l'esempio. I draghi celesti controllano la CP0, il quartier generale della Marina, e se agiamo avventatamente verremo catturati. Comunque alla fine lui dice che Kuma è stato trattato in quella maniera per dare l'esempio, no? Che puoi essere anche un nobile, anche forte, ma tu comunque vieni, se sfidi i draghi celesti questa fine umiliante fai. Cosa risponde Sabo? Lui dice, non esiste, abbiamo due opzioni, successo o morte. O dà le cose, non le butta mai a caso. E oggi stiamo scoprendo che probabilmente Sabo era pronto anche a morire e a rischiare la vita. Però la mia teoria, perché in realtà in questi ultimi ore ne sto sparando così tante che adesso mentre accendevo la luce, mettevo il computer qui, mi è venuto in mente, cioè per dirvi come sto messo male in questo periodo, stavo pensando questo. Avete presente quando tu vuoi salvare qualcuno, ma questo qualcuno ad esempio è sotto ipnosi, sotto un incantesimo, e non puoi in realtà salvarlo finché non ti porti via anche l'ipnotizzatore, finché non ti porti via anche l'unico uomo che può sbloccarlo. È inutile prendere Kuma e portarlo via se poi è in quelle condizioni. Devi fare in modo di entrare innanzitutto in contatto con l'unico uomo che potrebbe salvarlo, riportarlo come era prima. Vegapunk. Teoria, Sabo da solo, quindi gli altri sono ancora nascosti, si è consegnato volontariamente alla Marina, sapendo che probabilmente Vegapunk è interessato al Mera Mera, sapendo che comunque lui farebbe di tutto per cercare di raggiungere Vegapunk, e si è consegnato alla Marina. Sul giornale c'è la scena, Sabo rivoluzionario arrestato, si consegna alla, anche perché non sarebbe il primo, anche Roger si è consegnato alla Marina, capirà, la Marina può subito ne approfitta, eccetera. Quindi Sabo arrestato, uno dice, attenzione, Sabo è fortissimo rispetto a Ace, sapeva usare anche, no, il Dragon Claw, quelle robe lì, in grado di rubare e rompersi le manette, sì, ma quando non è fruttato, ora che è fruttato a contatto con la Calmatolite perde anche i poteri, va benissimo, ok. Ma è qui che entrano in gioco gli altri rivoluzionari. Piano di Sabo, io mi faccio arrestare, vediamo dove mi mettono, poi tu Morli, grazie che hai poteri di poter andare chissà dove, mi liberi, mi togli le manette e all'interno del quartier generale, all'interno di da qualche parte, cerchiamo di raggiungere Vegapunk. Lo rubiamo e lo portiamo nella base dei rivoluzionari insieme a Kuma. E poi a quel punto Vegapunk, vediamo se riusciamo a recuperare Kuma, è l'unico piano. Ma questa è una delle mille milioni di teorie che mi stanno venendo in mente, quindi lasciamo stare, adesso ce ne sono veramente tante. Anche le vostre sono stupende, ma fatto sta che, ritorniamo di nuovo a Vivi perché ne avevamo parlato prima, no? Adesso il discorso qual è? Dicevano all'epoca i Gorosei, 800 anni fa la stirpe dei Nefertari fu l'unica a scegliere di rimanere nei regni inferiori, in altre parole sono traditori. Questo sarebbe già uno dei pretesti per cui Im, poi po poche pagine dopo, in effetti aveva proprio preso in mano la foto di Vivi, no? E allora, vediamo di fare un po' un resoconto. Cosa si sa per certo di Vivi? Battuta di straforo, Carl in realtà e Im, vabbè, mi piaceva sta cosa, giusto per far due risate. Vivi è condannata a morte e di questo siamo certi. Poi, le opzioni in rosso quali sono? Beh, o è stata uccisa,
Ora Recobre si è sacrificato per lei e ci sta anche perché Recobre già è malato e quindi Oda praticamente ci sta facendo capire che può anche morire sto benedetto personaggio. Sabo si è sacrificato per lei, ma qui, ripeto, qualora fosse successo questo, sarebbe stata una coincidenza perché Sabo non era andato lì per Vivi, Sabo è andato lì per Kuma, però vabbè, si trova davanti a sta povera tizia e cerca di salvarla, ma è l'imprevisto comunque. La morte di Cobra in realtà è la cosa più probabile. Però, e sicuramente no la morte di Sabo perché Drago non avrebbe nessun bisogno di dire morto Sabo, allora controlliamo, contattiamo gli altri. No, se Sabo è morto, prendi la Vivre Card e controlli se è morto. Quindi non spariamo cazzate, Sabo non è morto. Mi sembra ovvio. Da Dante perché piange, Machino perché piange, ma cazzo è stato arrestato dalla Marina. Come cazzo fai a ridere, no? E poi vediamo un attimino. Anche alcune considerazioni, teorie in verde. Vivi è considerata pericolosa se Mugiwara ci può stare. Vivi è legata alla Plutone, questa è una teoria che a me piacerebbe tanto, non si sa nulla della Plutone, soltanto che fu un'arma, una nave, ma non si sa se è legata in qualche modo a qualcuno. A me piacerebbe in realtà, comunque vabbè. E poi infine Vivi è l'esempio perfetto per gli altri regni e stiamo parlando del discorso di Kuma. Una Vivi trattata male, una Vivi che anche se principessa, comunque i draghi celesti non guardano in faccia a nessuno perché i Terry Ubito sappiamo come sono, no? Poi, veramente, comunque sono così tante teorie che poi intanto sto pure perdendo. Certamente un'immagine, quella lì straziante, sarebbe potuta essere questa. Avete presente Kuma in posizione umiliante come l'abbiamo visto? Immaginatevi di vedere un Sabo in queste condizioni. E a quel punto capisco anche se Machino piange, Dadan piange, questa è un'altra teoria che mi era venuta in mente, di Sabo trattato in questa maniera qui. Poi ci sono altre cose un po' esagerate, avevo pensato persino a Sabo traditore. Sabo in realtà era uno della Marina, della SWORD inserito all'interno dei rivoluzionari, però è assurdo che un bambino colpito, poi, cioè perché Sabo è entrato nei rivoluzionari che era bambino, cioè cavolo, è impossibile, no? Quindi non lo so, veramente, tante teorie, ma alcune anche carucce, però. Vabbè, vediamo un pochettino cosa potrebbe essere successo quindi. Quello che sappiamo, i rivoluzionari Mugiwara hanno una Vivre Card di Sabo, quindi escludiamo che sia morto senza che ce ne accorgiamo. Tutti si disperano, genitori, anche quelli veri. Parlo di Outlook terzo, per chi sapesse che si chiama così il padre. E quindi il fratello, il fratellastro, Stelli, tutti si disperano, no? E poi, ovviamente, abbiamo le teorie. È stato catturato e condannato a morte. Ci può stare, ma non dimentichiamoci la teoria che avevo detto poc'anzi, cioè che Sabo magari si è ca fatto catturare apposta. È stato sottomesso come Kuma, quindi, da un'arma. E qui si potrebbe parlare della famosa arma di Vegapunk. Ha creato un'arma in grado di frizzare il cervello delle persone e sottometterle. Un'arma in grado di sottomettere le persone. Fai un flash del cervello, vai proprio a lobotomizzare le persone e le rendi tutte come Kuma. Un'arma micidiale, che però ci sta anche nei manga shonen, se pensate allo Tsukiyomi infinito di Naruto, cioè quell'arma dove alla fine il governo, vedendo che sta sfuggendo di mano l'equilibrio del mondo, crea un'arma in grado di dominare le persone, controllarle e renderle tutte schiave. Ci sta sempre questo evento catastrofico alla fine, no? Che ne so io. Comunque, andiamo avanti. Terza teoria, anche questa l'ho sentita moltissimo, accusato ingiustamente di un omicidio. Qui si va a finire su Morgan, sul fatto che lui manipola le notizie, ma in questo caso non sarebbe neanche manipolata. Cioè, l'idea è che, immaginiamoci un'altra scena, Sabo è lì, Vivi viene uccisa e si ha Vivi con un bel coltello ficcato qui, lei è morta a terra, potrebbe anche essere Cobra morta a terra. Sabo cerca di intervenire per salvarla. Oh, salve, recopra, recopra, Vivi, che ne so io. Va lì e dice, non morire, non morire, no? Quelle classiche scene. Tipo il miglio verde per chi ha visto Coffee, John Coffee, che alla fine lui cercava di salvare le bambine, ma viene trovato con le bambine, in realtà lo accusano di essere lui l'assassino. Quelle robe lì. Lo vedono che sta lì e dice, è lui l'assassino, invece lui in realtà stava lì per cercare di salvarle. Solite storie un po' alla film. Non mi piacerebbe per nulla, però vabbè. Alla fine la domanda è sempre la stessa. Ma perché Oda sente questo bisogno di sbuovere così tanto le acque? E alla fine, ragazzi, la risposta penso che sia chiara. Perché
Tutto rientra anche nel discorso dei flottari, cioè tutto sta andando verso questa direzione. Lo voglio dire in maniera un po' più brutale, Oda forse si è un po' rotto le balle, cioè nel senso che ha deciso di non tenere tutti questi grandi gruppi fermi. Teach, cosa ha fatto dal dopo time skip ad oggi? Negli ultimi 2 anni ha fatto qualcosa di strepitoso, ha battuto Marco, è diventato imperatore. Ma poi cosa sta facendo? Ci aspettavamo il suo intervento al Checkland e non c'è stato, ce lo aspettavamo a Wano e non c'è stato. Ma cazzo, deve muoversi pure Teach a fare qualcosa adesso? Sto Dragon sta lì dietro la scrivania a comandare, a comandare, a comandare, e checca, e fai qualcosa pure tu. Quindi Oda ha deciso di smuovere seriamente le acque. Tutte queste teorie, tutte queste cose fatte finora stanno tutte confluendo nello stesso momento. Non più le saghe lineari, finisce Wano, andiamo alla Marina, finisce la Marina, andiamo da Shanks, finisce Shanks, adesso tutto assieme. E la cosa diventa anche molto più divertente, eccitante, come direbbe Mihawk, o come direi io quando vedo Boa Hancock. Allora cerchiamo di capire un po' la situazione, quindi come potrebbe andare? Ci sono i tre grandi scoop di Morgan. Scoop numero uno, il risultato del Reverie. Vabbè, questo è chiaro, l'abolizione della flotta dei sette di cui adesso parliamo. I decessi, lì ragazzi, non chiedetemi più di tanto, quelli potrebbero essere vivi, Sabo, Recobra quasi sicuramente, ma magari anche qualcun altro, è morto pure qualcuno, che ne vuoi sapere. E poi il misterioso killer. Chi è il killer? Ma io secondo me, ci tengo a dire, forse non c'è. Perché se avevano bisogno di uccidere vivi, ma non possono dire, ragazzi, ha detto Im che dobbiamo ammazzare i vivi, perché i regnanti direbbero, chi cazzo è Im? Ah, è quello che si siede sul trono vuoto, scusate, ci eravamo dimenticati di questo particolare. È ovvio che non può andare così. Allora, se lui, di cui nessuno sa l'esistenza, decide che vivi deve morire, abbiamo bisogno di un capro espiatorio. Non c'è miglior soluzione di dire che un misterioso assassino ha assassinato il nostro presidente. Lasciamo stare i riferimenti a Kennedy, di cui stanno ancora cercando l'assassino, però avete capito di cosa stiamo parlando. È necessario dire che c'è stato un killer misterioso che ha ucciso qualcuno che in realtà doveva essere ucciso, ma è il mandante, è meglio che non diciamo chi sia stato. E quindi sono cose che si sono verificate spesso nella storia. Ci tengo quindi a dire tutta sta pappardella per dire che forse il killer non c'è. A meno che non intenda proprio il killer materiale che è andato lì ad ammazzare Recobra, ma uno come Recobra può essere ucciso anche da un Roblucci, diciamo, da uno della CP che sta lì e decide di fare questa missione. Poco di che, non è importante il killer è più che altro la notizia che va al mondo, ma poi nel concreto magari è un personaggio non per forza da trovare, ecco. Ma quel che conta invece è tutto il resto di cui adesso parliamo. Facciamo un attimo un quadro della situazione. Al centro del mondo c'è il castello di Pangea e lì c'è Sabo, di cui non sappiamo nulla, ma di certo abbiamo i rivoluzionari che stanno con gli occhi mirati lì su di lui. Nel frattempo, un grande gruppo della Marina, composto dai viceammiragli e varie navi e probabilmente la nuova superarma di Vegapunk da testare, dopo ne parliamo perché parecchi nei commenti mi hanno scritto sta cosa e la ritengo giustissima, stanno andando a combattere contro i flottari. Teach sembra essere interessato a questo discorso perché, come la cosa più probabile, non è tanto in mera mera, ma che lui punta proprio ad arruolarsi, a prendersi i flottari. E quindi Teach sta andando anche lui a, vedete, la freccia punta Teach punta verso i flottari, ok? Quindi l'obiettivo di Teach è più che altro ad cercare di difendere i flottari per prendersene nella sua ciurma. Nel frattempo c'è Shanks che tiene sotto controllo sicuramente tutto, non compare nel capitolo, ma possiamo prevederlo. Shanks ha un occhio verso Marie Jo, ha un occhio verso Teach, soprattutto quello sinistro, e poi ha un occhio ovviamente verso la Marina di che cazzo sta combinando, perché Shanks è l'uomo che ha fermato la guerra di Marineford. Dopo vi dico una cosa. E poi c'è Kobe, l'altro, il coprotagonista di One Piece, anche se è un po' diverso perché Luffy e Teach sono proprio Yin e Yang, lui è un personaggio importantissimo che comunque ha un suo ruolo fondamentale. Comunque Kobe sta andando a combattere contro i flottari, ma
Con un orecchio, Kobe sta parlando con D.S. Drake, l'altra grande rivelazione di questo capitolo. Quindi c'è la Sword, D.S. Drake e tutto il resto. E non dimentichiamoci dove eravamo fino al capitolo scorso: a Wano ci sta il quinto imperatore programmato da Morgans con una gigantesca alleanza che sta cercando di abbattere due imperatori. Boom! Un casino totale in questo mondo, ma che bello! Veramente roba che ti fa passare proprio tutti i pensieri dalla testa, perché ti tuffi in One Piece e ti diverti ultimamente. E allora vediamo come tutto deve smuoversi. Abbiamo probabili teorie. Teach che cercherà di fermare la marina per reclutare i flottari. Io ho letto in varie traduzioni, in varie situazioni, quello che dice Teach, e il primo pensiero che mi viene in mente è questo. Teach vuole i flottari, perché Teach questo fa. Ragazzi, una cosa brevissima. Il One Piece è stato presentato come il grande tesoro in grado di interconnettere tutte le persone del mondo. Su questo hanno fatto varie teorie. Dove viene detta questa cosa? Viene detta quando Barba Bianca urla One Piece wa Shitsusaisiru! E poi muore. No, avete visto tutti a Marineford. Quando Oda scrive One Piece con i katakana grandi e poi ci scrive piccolino piccolino tutti dei katakana, questa frase qui. È la prima volta che va a fare questa specificazione. Io sono del parere che il One Piece in realtà sia il teorema di Mihawk da questo punto di vista, cioè un uomo in grado di farsi tutti dalla sua parte. Ruffy. Ma Ruffy come lo fa? Ruffy lo fa con la schiettezza, con la simpatia, con la sincerità, con la bontà. Ma Teach è come Ruffy, solo che fa le stesse cose in maniera più cruenta. E allora ecco che Teach va a prendersi il potere, certo, si va a prendere il potere dei fruttati, si va a fregare i frutti, va ad uccidere per avere i frutti e quindi fa questa raccolta di frutti fantastici, ma in che modo? Ammazzando Absalom, ammazzando Newgate, eccetera. In più, Teach, un po' come il discorso del One Piece, cerca di avere con sé le persone più forti del mondo, ma come lo fa? Sempre in questa maniera. Non con la simpatia, ma con approfittandone delle situazioni che si vanno a creare. Aokiji, che certamente potrebbe essere uno della Sword, ma Aokiji, fermi un attimo con le teorie, com'è che è stato arruolato da Teach? Con la furbizia. Io so che questo sta combattendo contro Akainu, so che è stato sconfitto, allora gli dico: senti, vuoi lasciare il governo? E vieni con me. Faccio questa cosa con tutti. L'ho fatto anche con Gecko More. Quando l'ha visto, dice: ah, sì, è vero, ho ammazzato Absalom, il tuo vecchio amico. Vabbè, ma lasciamo stare questo. Vuoi venire nella mia giù? Cioè, cazzo, lui è un genio da sto punto di vista, ok? Quindi, Teach ha fatto una cosa geniale in questo capitolo. Io non pensavo fosse così furbo sto mattacchione. Lui dice: se in questo momento i flottari, che sono comunque comodi, Buggy magari non è forte, però ha tutte quelle armi. E in più Buggy, quello che ha di bello è che ha una marea di persone che volendo o nolente lo seguono, lo adorano. Dalla mia parte. Bohanco, che è un potere interessante. Mihawk è fortissimo. Weeble è un potere assoluto. Perché non averlo dalla mia parte? Potrei approfittarne. Ora, io ho notato anche questo: la Marina ha inviato uno o due viceammiragli, adesso non si sa nello specifico, e poche navi. Troppo poco per abbattere Weeble, Mihawk, quindi è probabile che ci sia anche la nuova arma di Vegapunk, ma quello che penso è che questa forza sia tarata per catturare appunto una persona che è lo Shichibukai. Bene, c'è un problema. Se io vado lì tarando le forze per una persona, attenzione, io non mi aspetto di trovarne due, di trovarne tre di persone, perché in quel caso io, Marina, devo contattare il quartier generale e dire: Marina, c'è un problema. Qui non c'è soltanto Mihawk, non c'è soltanto Bohancock, mi ritrovo anche Shiro della Pioggia e Lafitte. Che faccio? Tornate indietro, ecco, perché poi la Marina non può sprecare e perdere uomini in questa maniera. E allora, volente o nolente, anche un flottaro come Mihawk, che sicuramente direbbe: voi che ci fate qua?
me la so cavare da solo. Ma nel momento in cui questi arrivano, la Marina se ne va. Si evita il combattimento. A me sta cosa piacerebbe perché tutto vorrei vedere in One Piece, tutto tranne Kobe che combatte contro Bo Hancock. Personalmente, è una scena che non voglio vedere. Proprio perché due personaggi che adorano Luffy, non c'è proprio motivo per cui combattano. E allora questi duelli devono essere interrotti in qualche modo. Teach prenderà parti delle sue flotte, capitano della prima e seconda flotta, della terza e quarta, li manderà in giro. Da un punto di vista di trama, penso che lo farà per interrompere i duelli, perché veramente Oda non può realizzare davvero questi duelli, che alcuni di questi sono clamorosi e assurdi, e quindi ha bisogno poi di un intervento esterno che li interrompa, come è giusto che sia. Da un lato, per mettere in moto una macchina meravigliosa che si chiama Marshall D. Teach. Dopodiché qualcuno si arruolerà con lui, qualcuno lo manderà a fanculo. I primi su tutti Bo Hancock, perché sa benissimo che Ruffy odia Teach e quindi io odio Teach. Mi sembra ovvio. Takanome è più probabile che se ne vada da Shanks, oppure rimanga a fare i cazzi suoi perché è quello che fa da sempre, lui è un tipo solitario. Buggy potrebbe starci, Weeble, so che è strano perché dire, Weeble dovrebbe odiare Teach perché lui è il figlio di Newgate, si suppone. Ma attenzione, Weeble è comandato direttamente dalla mamma e è assurdo che Weeble stia andando a sconfiggere tutti quegli uomini che Newgate chiamava figli. Quindi Weeble in realtà non è che c'ha tutto sto legame col padre, si suppone padre, cioè facciamo sempre punti interrogativi. Beh, e quindi ci potrebbe anche stare che Bucky ne dica ok. E guardate ragazzi, se mettiamo insieme Weeble e Teach, vi rendete conto che cazzo di forze che escono fuori? Geniale, geniale. E quindi la prima cosa importante è che Teach interviene andando in questo patatrac tra marine e flottari. Poi Dragon deve intervenire per andare a salvare Sabo. Ovviamente è importante che si riveli che cosa. Se la mia teoria dovesse rivelarsi giusta, Sabo sta cercando di bloccare Vegapunk e rubarlo, ma poi dopo, un po' come Ruffy a Enies Lobby, anche dopo che è sconfitto Rob Lucci, ma come cazzo esci da Enies Lobby? E poi magari l'intervento di Dragon può essere utile per fregare Vegapunk, una roba che i rivoluzionari si fregano Vegapunk, sarebbe bellissimo, no? Sapete che Vegapunk è conteso da tutti, no? Anche Orochi lo voleva, per dire, Vegapunk tutti lo vogliono, e quindi interessante. Poi, nel frattempo nel mondo, Wano, dobbiamo forse iniziare ad accettare l'idea che i due imperatori potrebbero realmente cadere, perché abbiamo bisogno che il mondo si smuova. E poi, infine, la cosa che più mi piace, Shanks dà inizio alla guerra finale. Perché è brillante l'idea? Perché Shanks è l'uomo che ha messo fine a Marineford, ma l'ha fatto per un certo equilibrio. Ma quando adesso vede che l'equilibrio ormai è ingestibile, potrebbe essere proprio lui che darà inizio alla guerra. Anche perché quando Shanks va a parlare con i Gorosei, dice loro: devo parlarvi di un certo pirata. Io penso che possa essere Teach. L'idea era, secondo me, concentrare le forze per bloccare Teach. Cosa hanno fatto i Gorosei? Hanno concentrato le forze per bloccare gli Shichibukai. Non sono stati a sentirlo. Quindi vaffanculo, no? E sarebbe bello che se fosse proprio Shanks a iniziare questa guerra. Poi sarà una guerra tutti contro tutti, non lo so, poi vedremo. Comunque, il punto qual è? Adesso devo un attimino rifiatare per dirvi il discorso iniziale. Facciamo un commento a freddo però. Un commento a freddo. Ci stiamo troppo lasciando trasportare dalle cose di Oda. Ma perché è necessario tutto questo? Perché è necessario che al 956, tra l'altro un numero anche piuttosto bizzarro, non è un 1000, un numero così buttato a caso, in un capitolo che in realtà è un capitolo in mezzo al volume, sarà il terzo o quarto capitolo del 93esimo, mi pare, volume, perché all'improvviso tutta sta roba? Beh ragazzi, forse i motivi sono vari. Può essere il marketing, può essere perché hanno detto a Oda di iniziare ad accelerare, può essere perché Oda vuole dimostrare in questa maniera qui che il mondo veramente così funziona, che tutto precipita all'improvviso. Forse il terzo atto del teatro Nō, in cui le cose accelerano, non era soltanto di Wano, ma è del mondo intero. Il terzo atto di Wano inizia in un momento di caos del mondo intero. E quando si concluderà il terzo atto di Wano, si concluderanno tante altre cose nel mondo. Non lo so.
Dove vuole andare a parare Oda? Ma la domanda è: ma a voi piace tutto questo? Secondo voi Oda sta facendo bene? All'inizio è facile buttare tutta la carne di colpo sulla brace. Tu la vedi lì e dici: wow, oggi si mangia tanto! Esempio che i vegani apprezzeranno molto, immagino. Però è un modo di dire, no? Mettere tanta carne al fuoco è un modo di dire. Però all'inizio dici: wow, che bello si mangia! Poi dopo un po' ci pensi e dici: ma non è che mettendo tutta sta carne si cuoce e mangiamo una schifezza stasera? E magari quello è il discorso. All'inizio è anche bello. Poi dopo, non so, vi chiedo, magari è interessante anche un po' la vostra opinione da questo punto di vista, perché sono molto curioso. Comunque, fatto sta che, chiudendo, parliamo anche un attimino di Wapol, perché sarebbe il contatto finale che poi riceve Morgans. Allora, il discorso di Wapol è un discorso un po' particolare. Lui è presente in due situazioni. La prima in cui attacca verbalmente Vivi. Strano che lo faccia, è il Re Cobra. Ah, Re Cobra, sempre serioso, sempre serio. Ma poi, soprattutto, questo è interessante, questa scena qui, Wapol assiste a quando Shiraoshi voleva essere presa da San Charlos. Quindi, quali notizie potrebbe aver riferito Wapol? Allora, innanzitutto, durante queste scene, Wapol tutto sembrava fuorché uno furbissimo che stava lì con un grande segreto. È più probabile che si sia trovato a vedere qualche scena, si sia trovato in giro e magari la notizia scoop è che una delle notizie che stanno uscendo è in realtà già di per sé una manipolazione della Marina. Mentre invece io ti dico le cose come realmente sono andate. Esempio, il killer. C'è un grande killer nel mondo! No, in realtà io ti posso dire che so chi è il killer e non c'è nessun grande killer, è stata la Marina stessa a uccidere Cobra. Boom! Ecco che Wapol potrebbe aver visto di stramacchio qualcosa di importante. Ultimissima cosa, e poi andiamo all'angolo della posta perché 40 minuti già abbassati, il video dovrebbe essere finito, però il capitolo così vi giustificherete. È il discorso di Tyce Drake. Sì, ragazzi. Ci può stare, mi piace, perché Tyce Drake onestamente è un personaggio che non avevo per nulla dato mai per scontato su nessuna cosa. E mi piace veramente molto perché anche l'idea della Sword ci può stare. E anche in questo caso tutte le teorie che avete detto sono tutte quante credibili. È stata fatta da Kaino perché aveva il tatuaggio con la spada, certo, è stata fatta da Garp, è stata fatta da Sengoku, è stata fatta negli ultimi 2 anni. Tyce Drake è sempre stato nella marina? Può essere, ecco perché Borsalino l'ha attaccato, perché Borsalino non sa della Sword. O anche in questi 2 anni, mentre Apu se ne andava con Kaido, mentre gli altri Baker se ne andava con Big Mom, Tyce Drake se ne tornava nella marina. Potrebbe anche essere questo. Sono tante belle cose, considerazioni che si possono fare. Io posso soltanto limitarmi a dire che sì. Mi piace l'idea che la CP sia una faccia segreta ma oscura della Marina, mentre la Sword è una faccia segreta ma più pulita, a partire da Kobe, che non c'è cosa più pulita di Kobe. Io se volessi un poliziotto che mi entra in casa vorrei che fosse Kobe, onestamente. Per cui ci sta, mi piace e per come è gestita, però non mi pare tanto una roba alla Kaino, mi pare più una roba alla Sengoku, vi confesso. Comunque da giustizia neutrale è assolutamente sì. Ora possiamo dirlo in questo momento che ci sta. Aokiji potrebbe essere uno della Sword. E a questo punto aspettiamoci i membri della Sword ovunque. Però basta, io devo dare un po' di spazio anche a voi. Mi sembra giusto. Ah, la più bella della settimana. Ero indeciso a fare quell'occhio di Garp che avevo messo prima e questa faccia di Shiraoshi. Volevo farvi notare questa goccioletta di sudore che scende, è geniale. Comunque, vabbè, andiamo finalmente alle poste. Ho ricevuto 33 messaggi solo sul forum, 33 topic, ognuno di quelli con varie risposte. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma non posso assolutissimamente leggerli tutti. Ne ho presi alcuni a caso, di cui non si legge un cazzo, quindi leggo io. Salve a tutti, il sistema con cui Drake si è infiltrato tra le file di Kaido mi ha ricordato molto Corazon. Potrebbe essere che la Sword sia nata proprio grazie alla missione di Corazon come spia tra le file nemiche. Questo potrebbe spiegare il perché Drake lascia libero l'opero a mangiare l'uomo che appunto ha fatto tante belle cose. Ecco, è una cosa molto interessante questa. Anche Corazon in effetti era un infiltrato.
E sappiamo bene che era in comunicazione con Sengoku. Già questa cosa è bella, poi lui ci aggiunge anche l'idea che Drake quindi ha un debole per Law perché tutto nasce magari da Corazon, il primo grande eroe della Sword, e quindi bella anche questa. Bravo Ryuma, poi Josa che dice: Oda è un regista perfetto perché sta facendo questo, racconta gli avvenimenti di One Piece attraverso le reazioni della popolazione. Lui praticamente dice che anche noi lettori siamo in una situazione di sapere le notizie soltanto così come vengono dette dalla stampa, senza sapere la vera verità. Bella sta cosa. E quindi lui dice: un regista magistrale. Noi ci sentiamo come il popolo di One Piece. Prende le notizie che scendono dal giornale e poi boh, va a sapere la verità dei fatti come sono. E tutti, come i tizi nel capitolo, ci diamo poi le opinioni. Però i Chichibukai erano comodi, però erano cattivi, ma comunque erano pirati. Facciamo le teorie come le fanno le persone mo di One Piece. Regia impeccabile, ha ragione Josa. Poi andiamo avanti, Trevor che dice: hai detto che a capo della Sword potrebbe esserci uno dei Gorosei. Secondo me è quello che ha una spada, perché sembra arrabbiato quando vede Im. Ecco, io in realtà sta cosa di che è arrabbiato quando vede Im non la vedo, però avevo detto in live che in effetti anche uno dei Gorosei potrebbe essere a capo della Sword, perché no? Mi piacerebbe anche che Oda iniziasse un po' a differenziare, cioè 5 persone, una capa sola non mi pare normale. Avranno pure ognuno di loro i suoi fatti, no? Le sue idee, comunque vabbè. Clementina dice una cosa interessante: Stefano si chiedeva quale D avesse provocato questa tempesta mediatica, perché io sono del parere che ogni volta che c'è un casino nel mondo è qualcuno con la D. La risposta è semplice: credo sia Ruffy. Ecco, in realtà io ho letto sta cosa, io avevo pensato anche a Teach. Comunque, in effetti, dopo facendo delle riflessioni, poi sono giunto a quel discorso che vi facevo, che alla fine sono sti due che stanno cambiando il mondo. Comunque, Alex Balboa che dice: pensate possa essere usata questa fantomatica nuova arma di Vegapunk proprio per testarla contro i fruttari? Sì, ti posso dire che parecchi lo stanno pensando, ci può stare in pieno. Ma poi Tano che dice: ciao Strike, ho trovato questo collegamento visivo tra Kaino e la Sword del capitolo 592. Si vede che il Grande Ammiraglio ha appunto una spada tatuata sul braccio. Ci tenevo a dirlo perché, visto che sta girando sta notizia ovunque, è giusto che la dica anche io. Lo ammetto, non è mia, non la sapevo, me l'hanno già detta ieri in live, però comunque ci sta perché tutti lo dicono. Che cazzo, io non lo dico, che sono scemo io. Poi Anton Drema che dice: oppure il leader della Sword è Garp. Quelli con la D cambieranno il mondo. Garp dall'interno, Dragon con l'armata e Ruffy col suo percorso. Genio! Poi, Scarface, Law nella Sword raccoglie l'eredità di Corazon. Anche qui c'è un collegamento di nuovo con Corazon, personaggio che ancora una volta è giusto che Oda non dimentichi. Poi Murdoch Mike che dice: Strike nel capitolo ha fatto un errore di traduzione, Kobe non è ammiraglio. Dice ammiraglio, ma è contrammiraglio, rear admiral, e quindi è giusto notarlo. Non volevo dirlo prima, questa cosa la lascio dire a voi perché è molto giusta e bella. Bruno Novato: Sword potrebbe essere la formazione segreta della Marina per sorvegliare gli imperatori. Gli Ace Drake da Kaido, Aokiji da Kurohige. In effetti ci sta, così come al tempo stesso appunto Corazon sorvegliava Doflamingo, quindi imperatori e comunque pezzi grossi. Antonio Manzi: ma in tutto questo marasma ci stiamo dimenticando di Doflamingo, che all'inizio dei reveri parlava di un assassino mandato a ucciderlo. Ora se ne sta tranquillo. Possibile che Morgan si riferisse a quella persona lì e non a un'altra coinvolta con il regno di Alabasta, il fantomatico killer? Allora, io penso che il killer sia riferito agli eventi delle ultime settimane, però mi piace quello che dici perché in effetti è altrettanto vero che Oda, in questi ultimi anni del nostro mondo, sta buttando giù anche tante teorie, scusate, tante cose, tanta carne al fuoco. Siamo sempre lì con l'esempio che amano i peccati. Però per il fatto che poi dopo queste cose svaniscono. Dove cazzo è finito sto killer di Doflamingo? In effetti è vero, ci sono un po' di cose che Oda le butta lì giusto per farci spippettare e poi tutto si conclude. Comunque, vabbè, sappiamo come andrà a finire in realtà la storia di Doflamingo, che Barbanera, Aokiji, allora ragazzi, in breve è questo: Aokiji a Punk Hazard ha salvato Monet sfruttando il suo potere del freddo, della neve, il ghiaccio, la neve, quelle stavano d'accordo, cioè ha preso Monet e se l'è portata
con Marshall di Teach e quindi Monet in questo momento è con Barba Nera e è ovvio che poi Barba Nera andrà in Belldown per liberare Doflamingo, anche perché Monet vuole liberare la sorellina Sugar e quindi sappiamo che andrà a finire così. Per poi Monet andrà con Luffy e Monet sarà il One Piece stesso. Abbiamo capito come va a finire. Max Power, concludiamo che dice: secondo me Vivi è Plutono, oppure strettamente collegata a essa. E a me questa cosa piace molto perché in effetti è bella, e già questa l'ho detta. Ci sono tanti altri messaggi, tanti altri ne faremo. Forse per via eccezionale di questo capitolo ci potremo anche cuccare un'altra live. A proposito di live, però, devo anche dirvi una cosa molto, molto bella. Un messaggio bello che ho ricevuto che conclude tutto. Quando ho fatto il TG One Piece ieri sera, ho ricevuto un messaggio interessante che ci tenevo a mostrarvi. Farfis che dice: immagino perché altri YouTuber non ti invitano nelle loro live perché i tuoi video sono di merda. Per i tuoi video di merda. E allora ne approfitto su questa cosa per ricordarvi, perché quando ho letto questa cosa, l'ho letta adesso, ho detto, vabbè, la uso come promemoria. Martedì scorso Dennis mi aveva invitato, Ronin, no? Mi aveva invitato in live, però c'era la Champions e io preferivo vedermi la Champions e quindi ho detto, guarda, Dennis, mi dispiace, stasera non posso. Ma giovedì prossimo mi ha invitato in live e quindi giovedì sarò con lui in live, ci tenevo ad informarvi. Magari il giorno prima, insomma, martedì, mercoledì potrei invece fare la live mia, così interagiamo perché sto capitolo bomba, so che avete anche voi tantissime teorie, tantissime cose belle. Io ho detto questo, vi saluto e a sto giro siamo tornati ai vecchi cari 50 minuti come ai vecchi tempi, però vabbè, mi perdonerete per questa volta. Tante altre cose non ho detto, però va bene così, per il momento ci fermiamo qui. Buona serata a tutti, ciao ragazzi.